Sono felice. Se domanda, non sono arrabbiato. Troppo ghiaccio. Domanda qua giù. Allora, rompo il ghiaccio io. Ho tre domande, una per ciascuno di voi. La prima la faccio a Flavio. Io adesso da qualche giorno ho cominciato a fare il rosario della Santa Brigida. Sento che è cambiato il Padre Nostro. Non si dice più rimetti a noi i nostri debiti. E non si dice più la parola finale non ci indurre in tentazione, ma non abbandonarci nella tentazione. Volevo sapere da te, siccome mi hanno detto che è vista questa perché i nuovi dettami del Vaticano dice che non va detto più che Dio ci induce in tentazione, ma in realtà non ci deve abbandonare nella tentazione, se è la versione corretta o no. Poi volevo sapere dal Giorgio. No, io prima di che Flavio risponda faccio un'ulteriore domanda su questa tua domanda. Ma perché lui invece prima si poteva dire? Poi fai l'altra. Allora, poi fai la prossima. Adesso non si può più dire, giusto? Ma prima perché si poteva dire? Non lo so. Vabbè, praticamente Pierre ha spiegato abbastanza chiaramente, perché questi che si chiamano sacra doces, insegnanti, maestri delle cose sacre, non sanno spiegare, perché dire non induci in tentazione vorrebbe dire praticamente che è Dio che ci induce in tentazione attraverso il diavolo, quindi il diavolo obbedisce a Dio, mentre gli uomini non obbediscono a Dio, vanno contro le leggi di Dio. Ma spiegare che Dio dà gli ordini a Satana e Satana obbedisce a Dio è difficile per questi, capito? E allora hanno cambiato il senso, perché la traduzione greca è non indurci nella tentazione, non indurci in tentazione, non abbandonarci in tentazione. Non esiste in nessun testo greco, in nessun testo biblico, quindi è un'invenzione della Chiesa Cattolica. Grazie. Mi permetto di aggiungere, è un intervento di Satana, l'anticristo, dentro la nostra Santa Madre Chiesa Cattolica, per deviare i fedeli dalla fede nella nostra Santa Chiesa. Questo, per questo questi cardinali, criminali, delinquenti fanno questo, perché sono seguaci di Satana. E il Papa l'ha detto l'altro ieri, sono ostacolato da vipere, cioè, ha detto chiaro che gli stanno mettendo il bastone. Se lo dice lui, questa versione con non abbandonarci nella tentazione c'è su un video di YouTube, le orazioni di Santa Brigida per un anno, le 15 orazioni, e l'autrice di questa, che si chiama Piccola Matita di Dio, mi ha risposto così. Quindi speriamo che il Vaticano sia illuminato dallo Spirito Santo quando fa queste correzioni. Non è illuminato dallo Spirito Santo. Ok, grazie. Allora, la domanda che volevo fare a te, Carlo. Scusa, ma il rosario di Santa Brigida, sì, non l'ha fatto Santa Brigida? Non lo so, no. Perché era Santa Brigida che diceva al Papa, guarda, sei un testone, sei un criminale, torna a Roma, perché la tua patria è a Roma, non è? Cioè, sembra strano che Santa Brigida abbia detto non lasciarci in tentazione. Non indurci in tentazione, è scritto in tutti i Padri Nostri. Però questa matita di Dio che recitava il Padre Nostro, cioè un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria, al Padre Nostro di questa matita di Dio dice non abbandonarci nella tentazione. Il capitolo è recente, non può essere Santa Brigida. Santa Brigida è il contrario di Santa Caterina da Siena. Okay. Quindi la conosco benissimo, la sua storia è quello che ha scritto. Perfetto, grazie. La seconda domanda, caro Giorgio, intanto tanti auguri, buon Natale. Anche a te, carissimo. È corretto se io pregando, no, mi rivolgendomi a Dio, gli chiedo, no, cerca di correggere il cuore di quella persona, di quel parente, no, che magari non va d'accordo con il padre, la madre. È corretto se io gli chiedo di correggere il cuore
di un'altra persona, lui ha questo potere di aiutare, non so se pretende troppo. Potentissimo e legittimo che chiediamo al Signore che illumini il cuore delle persone che amiamo e che in quel momento, magari con le quali non andiamo d'accordo, abbiamo dei problemi di incomprensione. È corretto, Signore, illumina, ma anche, guarda, dobbiamo anche essere umili nel dire, Signore, illumina il cuore di quella mia parente, ma anche il mio, che non andiamo d'accordo, ma che magari sono anche io peccatore colpevole della nostra incomprensione, della nostra separazione, della nostra incomprensione, disarmonia. Poi se e la preghiera andrà in porto al 100% sicuro se nei disegni di Dio tu sei un prescelto. Lui questa richiesta la compie. E quindi cambia la testa di tutti, senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Se non è nei disegni di Dio, ma è una richiesta umana legittima perché siamo umani, ma nei suoi disegni non è contemplato, non lo farà. E quindi le cagniere continuano fino a che se non fino a che non finisce mai. Ma se noi ci rimettiamo a Lui, Signore, io ti prometto di servirti, dimmi che devo fare, io faccio tutto quello che vuoi, però mia figlia, mia moglie, eccetera, io mi metto a tua completa disposizione. Il Signore legge nel tuo cuore la tua fede totale, la situazione te la sistema. A me è successo che quando mi ha chiamato ti dico, mio umile, cioè, io non sono nessuno, quindi ti posso raccontare la mia piccola esperienza. Io mi hai chiamato, mi hai detto di lasciare tutto, lavoro, soldi, cioè io c'avevo tutto praticamente. Lavoro, impresa, soldi, beni, quello, tutto quello che uno può sognare. Però so, tu mi metti nei problemi, però la famiglia, io lascio tutto. No, non ti preoccupare, abbi fede, infatti tutta la mia famiglia mi ha seguito. Tutta. Potevo dire ai miei figli, ma che fai? Scusi, non ci lasci niente, tutto il lavoro che hai fatto, l'impresa, l'azienda, sei un imprenditore, ci lasci in mezzo alla strada, ma sei un pazzo. Invece i miei figli non hanno niente e sono qua dentro. Prima forse avete sentito parlare di qualcuno dei miei figli. Questo ho chiesto io al Signore. E lui mi ha detto, abbi fede. Ecco, con la fede le cose si sistemano sempre. Grazie. L'ultima domanda la volevo fare a Pier. Prima parlavo con Flavio e mi è capitato sempre di vedere su YouTube Maria Simma, che è un'anziana signora alle quali le anime del purgatorio le fanno delle rivelazioni e mi sembra abbastanza sincera, insomma, delle cose. Però siccome ha detto in un video che gli UFO sono delle emanazioni di Satana, io non ci credo. Quindi può darsi che le anime del purgatorio mentano a chi si rivela, cioè a me dicono delle cose non vere? Ecco, questo perché io penso che piacere. Insomma, forse sono le anime di riportarci loro. Ma vedi Carlo, io ho parlato e parlo sempre che non esiste la religione, ma esiste la scienza dello spirito. Quindi il mondo dei disincarnati, delle anime, il mondo umano, un mondo dove ci sono persone sagge che conoscono, come Flavio, un mondo dove ci sono delinquenti, criminali, bugiardi. Perché uno non ha più il corpo, allora diventa santo o sapiente. Cretino era di qua, cretino sarà di là. Lo disse persino Einstein, la morte non è una cura per la stupidità. Quindi se questa signora, che io presumo e spero sia in buona fede,
riceve dal mondo invisibile una comunicazione palesemente sciocca e non confortata da nessun documento scientifico frutto di una seria ricerca, evidentemente quello è un bugiardo, cioè un demone. Quindi le comunicazioni con la di là sono pericolosissime perché non sono confermabili. Cioè tu non sai con chi parli, e uno ti dice sono tuo papà, lo sta scritto, cioè qual è la prova? Ma conosce cose nella mia vita che solo io conosco, ma nella di là i segreti non esistono, quindi bisogna stare attenti. Il mondo medianico non è un mondo dove tu puoi cercare conferme, puoi cercare conferme nel mondo della comunicazione cosmica e divina, e anche lì bisogna stare attenti. Cristo l'ha detto, dei frutti vedete chi sono, quindi in tutti gli ambiti dove noi cerchiamo la verità dobbiamo applicare una sana ricerca obiettiva confermata dalle prove. Grazie. Volevo sapere chi c'è collegato in internet, se abbiamo spettatori, se ci sono domande. Sono 220 persone collegate. Bene, un saluto a tutti allora. Vi potete dire 220 contatti? Sì, va bene. Il numero delle persone sicuramente più elevato. E se ci sono domande? Intanto, Carlo, volevo dire una cosa. Io ho conosciuto degli esseri extraterrestri, personalmente. E sono delle persone molto belle. Sono delle persone che provano per noi tantissimo amore, sono più evolute di noi di alcuni miliardi di anni, perché nati prima di noi. Da loro la cellula si è formata, la vita cellulare si è formata circa 15 miliardi di anni fa. E quello che dà più dolore a loro è la nostra bestialità razionale. Quello che dà più a loro dolore è la nostra bestialità e ferocia razionale. Non sorprende allora il nostro istinto bestiale aggressivo di sopravvivenza. Quello è comune in tutte le specie viventi dell'universo, ovviamente della nostra terra, nella fauna, nella flora, soprattutto nella fauna, l'istinto di preservazione della vita. Lo tollerano e eventualmente lo correggono, aiutano le civiltà a correggerlo. Quello che invece dà loro molta pena e sorpresa e dolore, la nostra razionalità bestiale. Cioè noi godiamo, proviamo orgasmi, godimento nel fare del male a noi stessi e alle specie inferiori alla nostra. Cioè proviamo piacere, uccidiamo per il piacere di uccidere. Noi organizziamo, facciamo pianifichiamo come è meglio ammazzare noi stessi con la motivazione che inganna noi stessi e gli altri, che è quella di dominare, sopraffare,
conquistare. In realtà quella organizzazione, quel progetto di conquistare, dominare, sopraffare è un alibi che nasconde il vero progetto nostro degli uomini, che è quello del piacere, provare orgasmo come quando si prova nel rapporto sessuale che crea la vita. Noi proviamo orgasmo nell'ammazzare il nostro simile. Questo è quello che provoca dolore, sconcerto nelle civiltà extraterrestri e che fanno provare a loro, verso di noi, una pena infinita. Perché questo dà a loro la diagnosi precisa e incontrovertibile che noi siamo una specie vivente molto ammalata nelle sinapsi e nei neuroni del cervello. Abbiamo una gravissima malattia che è in fase di cura da parte di queste forze interplanetarie. La cura è l'amore, la comprensione, la conoscenza della vita, ma se noi non riusciamo a guarire con il libero arbitrio, con gli input, le medicine, piglia del calmante, piglia di questo, piglia di quello, loro saranno costretti ad annientarci. Se questo per la signorina che riceve i messaggi è satanico, sia così, ma è la verità, perché noi siamo una specie che sta invadendo come un cancro il sistema solare e l'universo. Se non ci fermiamo, loro ci annientano completamente, prendono quegli esami e il resto non rimarrà nemmeno memoria, perché non è possibile. Capisco che c'è gente in sala che mi dice: ma questa è una minaccia. Sì, sì, chiamatela come volete. Non è concepibile nell'universo, nella creazione di Dio, che civiltà, in questo caso l'uomo, provano piacere, orgasmo nell'uccidere il proprio fratello. È proibito, non si può fare. Allora, ti mando San Giuseppe, ti mando Madre Teresa, ti mando Gesù Cristo, ti mando Padre Pio, San Francesco, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo vuoi fare? E allora, adesso, procediamo con l'annientamento della civiltà. Mi sono spiegato? Questo è già successo con il diluvio universale. Succederà di nuovo. E ve lo dico nel nome di Dio, non ve lo dico nel nome mio. Succederà di nuovo. Perché non parliamo mai di questi problemi nella televisione? Perché non si parla mai? Che cosa serve questo palazzaccio che mi fa orrore, che si chiama ONU? A che cosa serve? Organizzazione delle Nazioni Unite che preserva i diritti umani. Ma dove sono questi diritti umani preservati? Ma non lo vedete l'Africa come è ridotta? Questo palazzaccio dove comandano 5 nazioni su 190, gli Stati Uniti, la Russia, la Francia, la Cina e l'Inghilterra, e tutto il resto siamo dei cretini lì a fare quello che vogliono loro. Questi sono, quello che ti sto dicendo io è la voce degli extraterrestri. State attenti, terrestri, siete legati a un filo di passaggio. Quando il nostro padrone, che si chiama Cristo, ci darà l'ordine, ci prendiamo la brava gente,
Quindi tu puoi stare tranquillo, caro, che a te ti tengo, che sei una brava gente. E tutto il resto lo dobbiamo demolire perché è una malattia che invade l'universo. Ma ti faccio un esempio. Dobbiamo parlare di logica, lo so che fa male, ma dobbiamo essere onesti. Facciamo finta che oggi siamo nel 4500, fra 2500 anni. Quindi una progressione di tecnologia pazzesca, no? Però noi ancora non siamo guariti nel fare del male con piacere e viaggiamo nell'universo. Non mettiamo in pericolo altre civiltà, magari che c'ha oretti, che c'ha solo la cerbottana. Noi scendiamo con le nostre astronavi, vediamo quattro perle nere che ci piacciono. Ah, bello, ammazziamo, facciamolo a pezzettini. Questo siamo noi. Noi siamo questo. O lo ammettiamo o siamo vigliacchi. Quindi la legge dell'universo ci dice dovete cambiare. Dovete cambiare, non vogliamo cambiare, la legge dell'universo cambierà noi. Se mi dimostrate il contrario, sono più pronto al confronto. Quindi i miei fratelli extraterrestri sono degli angeli, beati quelli che li incontrano. Domande? Ne avrei una. Buonasera. Buonasera. Rispetto a queste tematiche che stiamo sollevando, quindi rispetto a questo annientamento e rispetto a questa nuova venuta di Cristo, intanto mi chiedevo in quanti, rispetto al livello evolutivo che c'è oggi nel nostro pianeta, in quanti condividono questo messaggio? Che ci sarà una nuova venuta del Cristo. Circa 10 milioni di persone. E quale può essere il nostro ruolo in termini molto concreti, cioè quando dovrebbe avvenire, se noi in questa vita potremmo assistere a questo e in che modo avverrà? Perché pensare che c'è qualcuno che arrivi potrebbe sollevarci dalla responsabilità di veramente metterci a servizio e convincere chi ancora questo non lo vede o fare qualcosa nel concreto affinché ad Aleppo non bombardino. Mi chiedo in che modo portare questa consapevolezza accettando l'idea che arriverà magari qualcuno ad illuminarci. Con l'istinto di preservazione della vita, se lei da oggi diventa, forse già lo è, per come parla credo che lo è, se lei da oggi diventa attivista per migliorare la nostra società e quindi per evitare che ad Aleppo bombardano, la bomba atomica, eccetera, lei entra nella lista dei miei fratelli extraterrestri come persona degna di sopravvivere e costruire una nuova civiltà. Se lei se ne sta a casa seduta ad aspettare la salvezza degli extraterrestri, gli stessi extraterrestri diranno questa non ci serve per niente. La risposta è chiara? Sì, sì, è molto concordante. Allora, domani mattina per chi prende coscienza che ci sono esseri che ci aiuteranno, ma la condizione è che noi dobbiamo lasciare tutto e dedicarci al prossimo. E allora ci aiuteranno. Quelli che invece si siedono e aspettano, ma tanto viene l'extraterrestre a salvarmi. L'extraterrestre verrà, ma con la mazza nella testa, e dirgli tu non ti sai, perché non sei altruista. Questo, quindi, ecco perché noi, i nostri gruppi spirituali, sono attivisti. Noi andiamo ad Aleppo, noi andiamo in Ucraina, noi andiamo a Palermo perché vogliamo cambiare la società con quello che possiamo fare, ma con la fede che anche a costo che saremo uccisi sappiamo che chi resta dopo di noi avrà un aiuto del cielo. Va bene?
Io lo sapevo che la facevo felice. Quindi andiamo insieme ad Aleppo, andiamo insieme nei posti di guerra a protestare con l'amore. Noi armi non ne dobbiamo avere. Dice, se ci ammazza, ci ammazza. Sì. Lei dice di mettersi al lavoro per aiutare questi galeri, come si fa qui. Ma il mondo come è messo adesso, lei pensa che noi che siamo qui stasera, la nostra ignoranza non è troppo alta per guarire il pianeta per sempre? Ma io l'ho detto poc'anzi, noi non dobbiamo guarire il pianeta, noi dobbiamo dimostrare a chi è padrone del pianeta che crediamo nei valori della giustizia, della fratellanza, dell'amore, e lo dobbiamo dimostrare andando o vivendo in una società dove l'amore non c'è, e dobbiamo dare la faccia. Io vivo a Palermo, so che c'è la mafia, allora faccio il giornalista antimafia e do la faccia. Ma le acque inquinate rimangono, cioè le extraterrestri... Le acque inquinate rimangono e noi lottiamo per dare progetti contro l'inquinamento. Questo perché siamo ignorantissimi sull'argomento, nessuno ci informa. È vero, signora, però ci sono dei siti, io le posso fare un elenco di siti dove ci sono delle informazioni corrette, e lei si siede e deve passare alcune settimane del suo tempo per arricchire di conoscenza quello che la televisione non le dice. Però ci sono, malgrado tutto, dei siti dove queste cose si possono sapere. Ha ragione lei che l'informazione generale non ci dice niente, la televisione non ci dice niente, praticamente niente. Ciao Giorgio, volevo sapere una cosa riguardo il profeta Elia. Nell'Antico Testamento c'è scritto che è salito al cielo in un turbine, no? Poi si è reincarnato in un'astronave, poi si è reincarnato. Che ne è stato del corpo? Il corpo fisico di Elia? Si è sublimato nella parte di Nisra. Ed è in Tibet, seduto con le braccia conserte. Che medita, sollevato da terra. Perché il corpo quello è immacolato, però si sdoppia e usa degli strumenti. Uno sono io, domani può essere tu. Grazie. Questo è il processo. Un giorno parlare, ragazzi, della legge della compenetrazione e della personificazione cosciente e incosciente, e così amplifichiamo le nostre conoscenze, perché i santi, i martiri, i messaggeri, gli apostoli, persino lo stesso Gesù ha subito, nel senso buono, ha attraversato questo processo di compenetrazione e personificazione tra le dimensioni superiori e le dimensioni inferiori. Questo bisogna fare una lezione precisa, perché giustamente non è che con due parole lo puoi spiegare. Ma la Flavio mi aiuterà, e anche Pier, la storia umana è attraversata da questi processi. I santi diventano santi, ma prima erano diavoli. C'è come adesso, schizofrenici, no, c'è un passaggio, poi c'è una compenetrazione, e di questo ne dobbiamo parlare. Prima che parli, volevo soltanto dare un'indica, perché io parlo immediatamente, sono troppo impulsivo, ma Santa Brigida, aiutami, Santa Brigida, a proposito del Rosario, al tempo di Santa Brigida, il Rosario non c'era. Torno subito. I primi del 300, il Rosario non c'era, neanche l'Ave Maria c'era. Si chiamava?
Saluto angelico, che diceva Ave Maria, ti ringrazio il Signore con te. Santa Caterina Sera, la bambina, saltava le scale, diceva Santa Maria, ti ringrazio il Signore con te, saltava la scala, così. Questo era il rosario, non c'era rosario. Dopo il 400 che non distogliamo. Quindi il rosario di Santa Maria è una cavolata, per non dire un'altra parola. Chiaro? Giusto Mauro? Non c'era nemmeno la confessione, nemmeno so quando il rito del matrimonio sia stato istituito. Confessione non c'è. La confessione bisognerebbe parlare un giorno con una bella chiacchierata, un'oretta, sapendo che nata la confessione, come si confessava, c'era, quindi sarebbe molto importante capirlo e sapere come è nato, è successo. C'è la gente che non ci siamo confessati, gli uomini si sono confessati fino al 1700, fino al 1500. Sapete perché? Perché siccome c'era il peccato mortale, si è arrivato a confessare, dovevo fare tanta di quella penitenza e praticamente morivo di fame. Se uno mi dice, se tu vai a letto con quella donna, praticamente devi fare un anno di digiuno. E che dite mai, un anno che non mangio, che serai. Allora la gente non si confessava, quando si confessava nel momento della morte. Non c'era la confessione. La rifiutavano la confessione. Quindi bisognerebbe sapere cos'è la confessione, come è nata, perché è nata e quando è nata. Il problema qualcuno che era più ricco diceva vado a confessare perché sono ricco, importante eccetera, mi confesso un anno di digiuno, ma siccome questo era ricco, cioè aveva tanti contadini eccetera, andava per portato, tu ce non mangi, mangi poco, tu mi fai una settimana e ti pago, tu mi fai una settimana e ti pago, praticamente pagava 50 persone invece un anno di digiuno e lui aveva pagato il suo debito con Dio. E lui non è vero, signore, ride, ma è così. E questa è la confessione che c'è nel 1400, era questa. Ricordate, ricordati che devi morire. Sì, adesso non lo segno, ti ricordi il film? Era vero, è vero. È una cosa vera, è una cosa storica. C'era gente che andava a confessare come faceva fare la penitenza degli altri perché erano ricchi. Oppure non c'è andato. Il problema è che non solo non conosciamo la scrittura, non conosciamo nemmeno la storia della Chiesa e quindi siamo impapocchiati male, siamo molto ignoranti su tutto, non conosciamo come funziona il denaro, non conosciamo come funziona la politica, perché tutta l'informazione che ha formato la nostra cultura è venuta dai più tardi, da chi fa gli interessi di qualcun altro e non i nostri. Ma la domanda profonda è: ma perché il popolo continua ad accettare tutto questo e non si ribella? Tengo della domanda. Avanti, fatemi domande. Accettiamo un paio di domande. Fatemi arrabbiare un po', cioè. La domanda è: Giorgio, hai idea di quale potrebbe essere il segno visibile a tutti, visto che la stessa cosa l'hanno riportata anche i bambini di Garabandal e di Medjugorje? Il segno, il segno del Vangelo è la croce, una croce in cielo che si vedrà a est, quindi dalla parte della Russia, dove nasce il sole, in direzione di Mosca, a 400 km d'altezza ci sarà una croce di 30 ma anche 50 km di altezza e larghezza, di fuoco. Invece quello della Madonna di Garabandal è un asteroide. Questa è la differenza. E questa croce avviserà il ritorno di Cristo. Diranno che è un fenomeno atmosferico, diranno che è una cosa provocata da Hollywood, diranno di tutto, ma quella croce sarà lì. Per 3 giorni e 3 notti e poi dopo vedrete che cosa succede, non ve lo chiedete perché non ve lo dico.
io faccio tutto da solo. Seguiranno i tre giorni di buio dopo la croce? Allora, non me lo chiedete perché non lo chiedete. Però è stato bene a provarci, tentare. E invece un asteroide farà tremare la Terra, perché arriverà sulla Terra e farà un bel giretto, quindi ci prenderemo una paura e anche un bel po' di calore, perché la temperatura arriva fino a 120 gradi. Si può sopravvivere con accorgimenti particolari, però succederà questo. Con la crema solare? No, si incendia l'atmosfera, quindi avremo tanta paura, ci saranno morti, ma non ci sarà la fine del mondo. È un segno terribile che ci farà riflettere tanto. Allora, poi uno ci dice: quando rivelerai l'identità dell'anticristo? Quando io rivelerò l'identità dell'anticristo? Quando? Quando diventerai la sua faccia, il suo volto. Quando avrò la pietra dentro la fionda e la faccia dell'anticristo è sotto la mia mira e io so che posso prendere la fronte. Ancora non ho la fionda e nemmeno la pietra e la fronte dell'anticristo non è scoperta. Se conoscete la storia di Davide e Golia, si ripeterà, ma se Golia non c'è, la fronte non è scoperta, la fionda non me l'hanno data e manco la pietra che smaschera niente. Però so che c'è Golia che sta dove si trova, dove abita, che faccia c'ha, questo lo so, e non è poco. Per spiegare magari quelle persone che non ti hanno mai sentito, perché tu quando hai ricevuto le simate, la Madonna ti ha detto che il tuo compito era quello di smascherare l'anticristo. Poi un'altra domanda, in un passo della Bibbia dice di non adorare gli idoli al di fuori di Dio. La domanda è: quali sono gli idoli, forse non le statue? Per rispondere a questa domanda devo sapere prima chi è Dio. Questo Dio che pretende che io non devo adorare degli idoli, dov'è? Per adorare lui, indicalo. Non adorare nessun idolo, non adorare, solo a me devi adorare. Io sono il Signore Dio unico, ma dove sei? Come faccio ad adorarti se non ti vedo? No, adorami e basta. No, non ti posso adorare, caro Signore Dio unico. Poi è venuto Gesù di Nazareth e mi ha detto: ciao figlio, sono io. Benissimo. Ti posso adorare, ti posso adorare. Quindi mi sono fatto questa figura, a casa ne ho altre, in ginocchio lo adoro. Quello è per me adorare Dio, il resto sono tutte chiacchiere. Ho risposto o continuo? Penso benissimo. Se continuo provoco di più e mando più in confusione, è meglio che vi basta questo. Se non ci sono altre domande nella sala, continuiamo da domande che abbiamo dallo streaming. Sì. E la domanda è: perché dopo tutta la serie di reincarnazioni sta arrivando soltanto ora il giudizio finale? Poi, la stessa domanda, lo spirito può reincarnarsi anche in un altro pianeta, per esempio più evoluto oppure meno evoluto del nostro? Più evoluto secondo me. Io voglio andare all'università, alla Bocconi di Milano, ma se non è, se no rimango all'asilo. E poi l'altra qual era? Dopo tante reincarnazioni, cioè soltanto adesso abbiamo la bomba atomica che possiamo distruggere il mondo 150 volte. Basta come risposta.
2000 anni fa, 3000 anni fa avevano il carretto, lo scercarello, le scoperte, le botane, le lance. Ora abbiamo strumenti che possiamo distruggere il sistema solare. Se noi portiamo sulla Luna 100 missili nucleari e li spariamo nel vuoto del sistema solare, creano una energia magnetica che i pianeti possono perdere le orbite, il sistema solare va a palla, via, mi sbaglio? Quindi, o torna, cioè sarà al contrario. Oh, quando torni? Non perché torni, perché torni signore? No, ma quando torni che qua stiamo morendo tutti. Un'altra domanda, chiedono se esistono i fantasmi. Certo che esistono. Vengono nominati nella disciplina medianica gli ectoplasmi. Sono delle entità spirituali che hanno ancora l'astrale denso e quindi si fanno vedere soprattutto appena defunti o nei cimiteri o nei posti dove loro sono stati molto legati nella vita materiale. Molti medium hanno fotografato ectoplasmi, c'è un famoso medium di Roma che mi pare che è morto, che fotografava spesso il fantasma di Katie King. La sedute spiritica. Noi non facciamo queste cose, io sono preparato su questa materia solo per conoscenza, perché Gesù mi ha detto non fate sedute medianiche, non chiamate le anime disincarnate. Però mi sono fatto una bella cultura per capire e anche spiegare alle persone che non va fatta. Quindi noi siamo contrari a chiamare gli spiriti. Se vengono da soli è un altro discorso. Qualcuno li sta mandando. Ma se tu li chiami, magari chiami a Peppino e viene Giovannino, tu chiami magari alla moglie di Pilato, a Claudia, perché vuoi sapere, ma tu hai visto il Cristo, invece ti viene il marito e ti dice, oh, e si traveste da Claudia e ti inganna, come facciamo a capire? Meglio non chiamare nessuno. Se vengono loro è un altro conto. A me sono venute delle anime disincarnate, mio padre, mia suocera, Eugenio, che non è un'anima disincarnata, lui è un'altra cosa, cioè più o molto più avanti. Prego. Allora, la domanda è: quelli che saranno salvati da Cristo saranno salvati con i loro corpi o saranno trasfigurati? In tutti e due i modi, quelli che sono incarnati con i loro corpi, quelli che sono disincarnati con l'astrale, non cambia niente perché la coscienza è la stessa. Esatto. Altre domande? Nessuno mi perdona. Proviamo a scrivere da qui? Sì, continuiamo da lì. Prego, signora. Buonasera, Giorgio, sono Olga. Ciao. Vengo da Roma. Ciao. È la seconda volta che ci incontriamo. Volevo chiederle, il karma si può cambiare? Sì, si può cambiare grazie all'amore cristico. Lui ha cambiato il nostro karma. Noi eravamo persi nel peccato e lui ci ha cambiato in carne. Grazie. Se noi abbiamo fede e chiediamo, ma sempre lui lo può cambiare, noi no. Noi possiamo chiedere, Signore cambi il karma di quello, e lui è padrone di cambiarlo o no. L'amore può tutto, niente scusa. È venuto proprio per cambiare il nostro corpo. Quindi quando vi dicono, il bambino muore di fame in un karma, sì, ma lo possiamo cambiare. No, non si può cambiare. Non è così.
C'era la tastiera personale. Vero? Esatto. Vabbè. Saliente può suonare, c'è la tastiera. Ma no, la devo ormai non trovo. O dopo, dopo possiamo suonare. Ah, se no, ma se no. Giorgio, non è collegato. E che per fotografia così? Ah, dopo si può comunque. Era così per mostra fotografica. È mostra fotografica, no? Prego, altre domande? Allora, da internet. Allora, quanti anni dovrebbe avere Gesù in questo anno? A te l'interpretazione. Quanti anni do... Quanti anni ha Gesù? Gesù è immortale. No, secondo me sta chiedendo in che anno. Nel 2046, no? C'è chi dice che il calendario abbia fatto il corpo giusto degli anni o si sono. Siamo in questo momento nel 2046. Hanno tra i 30 anni di Cristo si sono dimenticati di aggiungere. Se vogliamo essere fiscali siamo nel 2046. 2046 dopo la nascita di Cristo, ovviamente. Vabbè, è che cambia tanto. Comunque, se la domanda era matematica, rispondiamo. Poi un'altra persona ci chiede, anche le persone negative hanno possibilità di salvarsi in successive incarnazioni? Anche in queste incarnazioni. Se si pentano, danno tutto ai poveri, e dicono tutta la verità, se si tratta di mafiosi, criminali, corrotti. Se io sono un criminale assassino, ho accumulato miliardi, mi posso pentire, vado nel regno di Dio, devo pagare una condizione, dare tutto quello che ho, tutto, no? L'80%, tutto. Raccontare tutta la verità dei miei crimini, accusando i miei complici tutti, senza tralasciare nessuno, e poi cambiare vita e mettermi a disposizione del prossimo. Questo lo può fare la persona che nomina sempre, che gli fischiano le orecchie, anche Totò Riina. Se domani mi chiama, ci voglio fare un'intervista, oppure, per dire la verità, meglio ancora chiama un magistrato, gli dice tutta la verità, gli dice dove sono tutti i soldi, gli dice che li vuole indirizzare ai poveri o a chi ha bisogno e racconta tutti i suoi crimini coinvolgendo tutti i suoi complici fino ai più alti vertici dello Stato e poi è redento. Questo è il pentimento. Non è sufficiente. In caso di Riina è anziano, possiamo, dopo che ha detto tutto, concedergli la pensione. Ma chi è giovane deve mettersi a lavorare per il prossimo, zappare la terra, andare dai missionari. Diciamo che l'ha ammazzato 200 persone, ma se redime la sua vita, andrà in paradiso. O per i sociali, o per i missionari. Dare tutto, insomma. Ma il minimo che deve fare è raccontare tutta la vita. Prego. Giorgio, buonasera. Ciao, grazie. Volevo chiedere questo. Gesù era in grado, o comunque aveva fatto dei miracoli, delle guarigioni, anche prima del battesimo e quindi prima che lo Spirito Cristico discendesse dentro di lui? E certo. E anche un'altra cosa che avevo chiesto in passato, ma non mi ricordo la risposta e mi è tornata in mente, perché molte volte nei Vangeli dopo una guarigione Gesù
diceva, ordinava alla persona che aveva avuto la guarigione, vai e non dirlo a nessuno? Primo, la prima risposta è che Cristo è il maestro della quarta dimensione, di un essere solare, quindi aveva potere di vita e di morte sulla dimensione materiale. Certo che faceva un miracolo, quando era bambino ne ha fatti tanti. Poi quando ha assunto lo Spirito Cristico, avevo lo Spirito Santo. E perché diceva di non dirlo? Perché lui non voleva che si sapesse che era il Cristo. Perché i miracoli che faceva lui era di una portata così elevata, così potente, che sconfiggeva la natura, era contro natura. Siccome i suoi nemici erano intelligenti, non voleva che si sapesse che fosse il Cristo. Però quelli se ne fregavano e andavano a raccontarlo lo stesso. E la voce girava. Prego. Qualche altra domandina? Prego, signore. Ciao Giorgio, sono Fabrizio, sono in Italia. Piacere. Piano. Volevo chiedere una cosa un po' particolare, cioè si sa ben poco della vita di Gesù. Dai 16 anni mi sembra fino ai 28. Dai 12. Io ho letto alcuni libri che parlano di Cristo che sia andato prima in Siria, a Damasco, e dopo si è andato in India, nel Kashmir, dove praticamente come uomo sempre, quindi visto uomo, abbia imparato da questi monaci buddisti sia stato iniziato da tutta una serie di magie, con quello che poi chiaramente comporterebbe i miracoli, e addirittura nei testi sacri di questi monaci a Sringa raccontano la vita di questo Cristo che chiamano Issa e che poi è ritornato in Palestina dove poi ha predicato e fatto miracoli. E volevo sapere perché c'è questo buco nei Vangeli e non si sa nulla. Non so se è pertinente la domanda. Assolutamente. Gesù dagli anni 12 fino a 30, 18 anni, ha viaggiato in tutto il mondo, è andato in Siria, è andato in India, è andato nelle Indie d'America, gli attuali Stati Uniti d'America, è andato nel Sud America, è andato nell'attuale Russia, è andato in Medio Oriente e nell'Estremo Oriente. E non andava con la Sinello, andava con le astronavi extraterrestri. Andava lì perché portava l'insegnamento cosmico. Esattamente al contrario, per un amico, era lui che iniziava gli altri, perché doveva lasciare l'impronta dell'insegnamento cosmico solare, perché qui Gesù Cristo è un essere solare, quindi andava a portare all'India, attuale India, la culla dello spirito, nel Kashmir e tutti i paesi che ti ho elencato, portava l'iniziazione solare, il messaggio cosmico, e diceva lui ha dato un input alla spiritualità mondiale in tutte le tribù spirituali del mondo, ed è rimasta traccia della sua presenza. Quindi quando lui andava da questi posti era ricevuto come una divinità, un avatar, ma non era pubblico, lo faceva di nascosto, nel senso occulto,
nelle scuole iniziatiche solo per pochi eletti, non andava nella piazza a predicare. Là in Palestina doveva fare la missione pubblica che tutti noi sappiamo, ma era al contrario. Io sono andato per esempio negli Stati Uniti, una tribù americana, in varie tribù dei Sioux, e ho fatto delle sedute iniziatiche con loro nelle tende, e i vecchi, per fare un esempio, gli uomini di medicina, i grandi maestri indiani, mi raccontavano che era loro tradizione avere ricevuto il dio con la barba bianca, il dio bianco con la barba bianca, che li aveva iniziati ai loro padri 2000 anni fa. Quindi questo è quello che so. Poi sai, i libri dobbiamo sempre leggerli, però dobbiamo avere discernimento. È vero che ha viaggiato per il mondo, ma è esattamente il contrario. È vero che Gesù è stato seguito dagli esseni anche in Palestina, ma il momento era l'inverso, era lui che dà l'insegnamento. Perché Gesù aveva la scienza infusa, non era come noi che abbiamo bisogno di essere guidati e poi il Padre Eterno ci dà una missione. Lui è venuto con la scienza infusa. Lui a quattro anni ha fatto miracoli, a 4 anni. A 12 anni spiegava nella sinagoga. Però questo, scusami, per capire, però quando è morto sulla croce, si è fatto crocifiggere, lui era uomo, cioè se era un uomo, no, per capire, se lui, contrariamente a quello che dicono, e quindi non è stato indottrinato, ma è lui che è andato lì, stringa dal cielo, allora però perché sulla croce lui ha sofferto come uomo, e quindi mentre prima era non aveva bisogno di indottrinamento in quanto era lui luce, poi dopo invece dopo era uomo e ha sofferto da morire. Non riesco a capire questo. E adesso ce lo spiego, è molto semplice, però è grande nello stesso tempo. Gesù fa la differenza rispetto a tutti i maestri cosmici di tutta la storia dell'umanità, perché lui è avatar, è Dio nell'incarnazione umana, mantiene i sensi dell'uomo, dolore, sentimento, eccetera eccetera, e non perde la divinità. Perché? Dice, ma perché? Semplice, perché si rivela. Il maestro trascendente che si incarna in un uomo mi sta dando un insegnamento, è un messaggero, è un avatar, è una divinità come vuole lei, ma non si sta rivelando. Si sta servendo di uno strumento per parlare, perché come ha detto lei non soffre, lui è nella contemplazione assoluta sempre. Perché Gesù invece io mi convince nel credere in Dio? Perché lui me lo mostra nell'uomo. Molto sottile, eh? Non è facile. Lo so, ma è la verità. Io sono Dio, ma non sono quello che non prova dolore, non prova odio, non prova gelosia, non prova paura guarda le donne ed è indifferente. No, io sono un uomo tutto e mi rivelo a te, me miserabile, ma sono Dio e mi rivelo uguale a te, sono tuo fratello, che trova paura, che guarda una donna e si innamora, che ha fame, che va in bagno, che soffre, che piange, ma sono Dio. Questo, caro amico, è il Dio che mi ha convinto, che si è fatto uomo veramente. Non è il guru che mi levo il cappello, che mi dà il messaggio, mi insegna, ma grazie, tu sei della sesta dimensione, tu non soffri, non fai, io purtroppo sì. Gesù invece scende sul mio piano,
E non è Gesù il maestro spirituale trascendentale, è Dio che si fa uomo e mi convince, perché mi dice: vedi, io mi sto facendo uomo e ti do l'energia, ti do lo spirito per fare quello che faccio io, perché tu sei a mia immagine e somiglianza. Si incazza anche Cristo, prende le corde e prende allegnate a quelli che vendevano nel tempio, erano corrotti, poi piange, poi si innamora di Maria Maddalena, ma non era Dio, era Cristo quello che camminava nelle acque, quello che risuscitava i morti, quello che ordinava ai venti. Quello è il Dio che mi piace, quello è il Dio che mi convince. Quindi tutti noi, tutti i maestri, tutti i maestri delle religioni, tutti i grandi guru, i grandi avatar, sotto quella croce si devono inginocchiare. Grazie. Io dico sempre, caro amico, non so, forse c'era tua moglie l'altra volta, io non credo in Dio, io credo in Gesù Cristo che mi ha fatto conoscere Dio, ma non al contrario. Non ci può essere Dio se non c'è Gesù Cristo. Per altre religioni sì, per me no, perché un Dio invisibile, un Dio ambiguo, un Dio che una volta aiuta i poveri e poi la maggior parte delle volte è sempre alleato dei potenti, è un Dio che dice e non dice. E invece Gesù Cristo è lì, mangia con te, ho fame, non mi lasciate solo, poi cammina sulle acque, ordina, stiamo morendo tutti, e ordina la tempesta, calmati, e lo ascoltano. Quello è morto, va, togliete la pietra, ma sei pazzo, quelle tre giorni, togliete la pietra, Lazzaro vieni fuori, quello si alza, poi vede Maria Maddalena e si innamora, uomo, poi si incazza con gli apostoli perché l'hanno lasciato solo. Quello è Dio, lo tocchi, lo vedi, lo vivi, e allora credo in Dio perché Gesù di Nazareth me l'ha fatto conoscere, se no io ero non credente. Lo stesso Dio Cristo si è fatto uomo e ha fatto finta per me di non essere perfetto, ma era solo per darci un insegnamento, perché per me è perfetto, ma è stato lui stesso imperfetto, ma ci dice: se voi fate le opere buone malgrado siete imperfetti, siete degni del regno di Dio. Quindi giudicherà le opere. La fede è un dono. Chi ha la fede deve fare le opere, cioè chi ha la fede è obbligato, nel senso che gli viene l'istinto di fare le opere, le fa da solo e senza bisogno che ci pensi. Allora, un'altra domanda è: il poliziotto italiano che ha ammazzato il terrorista può essere considerato servo della giustizia? Domanda di Tiziano. Il poliziotto che ha ucciso il terrorista l'ha fatto per legittima difesa, la legge è dalla sua parte e anche io.
se faccio il poliziotto. Io non faccio il poliziotto, se fossi stato lì, io sono uno stigmatizzato, probabilmente mi avrebbe ucciso. Ma se faccio il poliziotto, devo fare il poliziotto. Non posso stare lì a fare finta di fare il poliziotto. Se c'ero io e gli avrei detto buongiorno, mi scusi, quello mi avrebbe sparato, io non mi sarei difeso. Ma se avesse cercato di sparare la mia bambina, avrei fatto come il poliziotto, perché è Dio che vuole che io difendo i deboli e gli innocenti. Altro? Nell'Apocalisse si parla di una donna vestita di sole, si parla di Cristo che discende con tutte le potenze dei cieli come Signore onnipotente e come giudice. Perché parlate di alieni? Perché gli alieni per noi sono le 12 legioni di angeli dei quali parlava Cristo nella Bibbia, niente di più. Non sono le nostre ciattole, non si preoccupi chi mi ha fatto questa domanda. Allora io vi ringrazio tutti nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, tanti tanti auguri di tanto amore di Cristo per voi e per tutte le vostre famiglie, tutte le persone chiamate. Grazie.